prima del taglio della torta, che sarà ovviamente dedicata ai 40 anni del centro di coordinamento, è il momento del 19° giallo-blu d'oro, riconoscimento che è stato assegnato anche l'anno scorso, ovviamente non con una festa come è quella di questa sera al Padre Congressi, e che torniamo nella tradizione. Se potete fare un po' di silenzio, anche se non si sente tanto, perché è il momento blu, diciamo, della serata. E come sempre viene dato il riconoscimento a qualcuno che è vicino ai tifosi, che è vicino ai club, e si è parlato a dirigenti, a giocatori, a rappresentanti tecnici, insomma a tantissime persone nel corso degli anni, ma tutte con un senso davvero di gratitudine e di ringraziamento per il lavoro e per quello che veniva svolto in questo momento. E allora, intanto che Angelo lo svela, lascio a Angelo Manfredini il compito di dire chi è l'assegnatario del 19° giallo-blu d'oro di questo quarantennale del centro di coordinamento. Ma lo conoscete tutti, è una persona che da sempre con il Parma nel cuore, è un tifoso, ma dire speciale è poco. Tra l'altro ora è diventato anche molto importante per noi tifosi, per quanto riguarda tutta la vita della tifoseria del Parma, è un tifoso veramente col cuore crociato. È lui. No, prima di pronunciare il nome vorrei lo scultore che ha fatto il giallo blu d'oro qua con noi. Alberto Valenti. Sta andando, eccolo. Ancora un attimo di suspense, ma insomma è il momento importante di questa festa. Attendiamo l'arrivo di Alberto Valenti per consegna del giallo blu d'oro. Non voleva venire, però continuiamo a chiamarlo fin quando arriva, eccolo qua. Non lo consegniamo, se no. Oh, là, ecco. Oh, là. Quindi, il nome è. Oh. Un riconoscimento a sorpresa, però complimenti anche a Bernardini, che come sempre ha rappresentato benissimo questo riconoscimento con la foto di Giuseppe al mezzo. Giuseppe, se vuoi dire due parole, ovviamente se ci riesci, gli avete dato un ottimo, un bellissimo premio, se lo merita tutto, perché è fondamentale per la vita dei tifosi, ma sempre di più è diventato fondamentale per la vita della società. È una figura di collegamento straordinaria, fa in modo che la vita dei tifosi sia sempre più vicina alla vita della società. In questi anni difficili è sempre stato un collegamento per fare in modo che l'amore, la passione verso il Parma non venisse meno.
ha messo davanti tutto, ha messo davanti quella che è stata tutta la sua attività professionale per un amore, il Parma e sempre il Parma, per cui veramente un grazie da parte anche della società per il lavoro che ha svolto. Per l'emozione, perché era inaspettato, sorpresa, e anche per anche un po' di imbarazzo, perché penso sia la prima volta, guardando l'albo d'oro del premio, che viene assegnato a un dipendente del Parma Calcio, non a un giocatore, non a un campione, non a un presidente, non a un dirigente, ma penso che sia la prima volta che venga assegnato a un dipendente. Penso che venga assegnato il dipendente per il ruolo che ricopre, che è un ruolo per certi versi nuovo, anche se da una decina d'anni che è stato istituito nel calcio italiano, ma che è nuovo perché ancora molti non lo conoscono. A Parma fortunatamente lo conoscono, perché, e qua arriva il primo ringraziamento nei confronti anche della società, perché Parma Calcio, con le proprietà che si sono succedute da una decina d'anni a questa parte, che fa il lavoro per Parma Calcio, ha sempre dato importanza a questo ruolo, secondo me, sia nella scelta anche della figura, questo non lo faccio per peccare di modestia, ma perché comunque questo ruolo penso che lo debba interpretare, deve essere affidato a chi conosce il mondo della tifoseria. E quindi un adattamento alla società, perché di questa dignità, di questa importanza, tutte le proprietà che si sono succedute dalla prima all'ultima, anche a questa, e in particolare devo ringraziare Stefano Carone, perché questo ruolo deve, no? Anche per le parole che ha espresso prima, perché questo ruolo è stato quello che alle proprietà che si sono succedute al Parma Calcio ha saputo trasmettere l'importanza di questo compito, di questa vita. E non è, girando dall'Italia, avendo a che fare con i miei colleghi, non è così semplice in tutte le società professionistiche trovare appunto club che danno questa importanza al ruolo dello sviluppo. Ce ne sono tante, non c'è solo il Parma, ma non solo. E poi il ringraziamento principale a quello che me l'avete assegnato, perché io mi ritengo uno di voi perché ho la mia storia di vivo, e penso che voi rappresentiate non solo la vostra organizzazione, ma anche tutti gli altri tifosi. Siete l'organizzazione più importante, siete l'organizzazione che ha un buon rapporto con la Cuba, con la della Cuba. E lo dedico molto a ringraziarvi e anche a voi per questo. Bravo Beppe! Anche ai miei colleghi dipendenti del Parma Calcio, perché per la prima volta appunto che viene assegnato il dipendente del Parma Calcio, non un campione, e io ho sempre ritenuto e pensato che in una società del calcio i dipendenti non siano, siano importantissimi, però non siano quelli che devono essere protagonisti davanti ai riflettori, quindi lo voglio dedicare a loro perché sono persone che lavorano tanto con i giocatori, tanto con i dirigenti, lavorano dietro le quinte tantissimo. Vieni Alessandro domenica. Vengo a Sara. Ma io direi che dopo le parole di Beppe io difficile parlare, mi trovo veramente in tutto quello che ha detto. Io e Beppe ci conosciamo praticamente da ragazzini. Lui frequentava Roma, aveva un gruppo di tifosi, il famoso settore crociato, per i posti, poi settore crociato, quindi ci conosciamo da una vita. E ricordo il giorno che mi disse Angelo, mi ha proposto
fare uno sgorbo al calcio. Io ho detto, meglio, non so chi potrebbe farlo, perché conosci la vita della curva, conosci la vita del centro di allenamento, conosci la città, conosci la società, conosci tutti, quindi per me era meglio di lui, non vedevo altre figure per poter coprire questo ruolo. E vi dirò che io mi sono vicino, magari qualche volta gli rompo anche, vabbè, gli rompo, perché quel discorso delle trasferte, delle cose che ci attendono, rapporti con le forze dell'ordine, insomma, vi dico che veramente mette il cuore per il Parma Calcio e per i suoi tifosi. Ma mi fermo per registrare il modo in gol, grazie per me. Importante per questa quarantennale, questa Natale gialloblu del quarantennale del centro di coordinamento dei Parma Club, è qui al Parma Congressi che da alcuni anni è diventata la sede storica. Una piccola digressione, ne ho presentate tantissime di feste, a partire da quelle che si facevano al Jumbo Music Hall, ricordo una addirittura con Flavio Filippi, allora giornalista di Tele Monte Carlo, e poi nei tempi insomma è stato gelato un po' tutta la città, insomma, e in tantissimi luoghi e in tantissime circostanze. Quello che è rimasto sempre inalterato è il senso di amicizia e di affetto reciproco che c'è sempre stato in questa serata, ma in generale in tutte le attività del centro di coordinamento, dei vari presidenti del centro di coordinamento e dei club che si sono succeduti. E credo che è proprio il dare il premio a Giuseppe Squarza rappresenti proprio l'anima del centro di coordinamento, che guarda sempre all'anima delle persone e ha dato premio ovviamente a personaggi importanti, anche a giocatori che sono stati simbolo della società, ma ha sempre saputo trovare importanti persone da premiare. Questo insomma, 40 anni di centro di coordinamento sono racchiusi qui questa sera, qualcuno c'era anche 40 anni fa, tantissimi comunque c'erano dai 35 anni, 30 eccetera, ma c'è anche il nuovo, ci sono tante novità e credo che questa sia la forza del centro di coordinamento, di questa festa, di questo momento di incontro che torna dopo un anno sofferto di sospensione forzata, e ritrovarci qui questa sera credo sia un bel segnale proprio anche di incontro, di socialità e di amicizia che è poi il senso del centro di coordinamento, e ovviamente con sempre nel sottofondo con due parole: forza Parma. Stiamo volgendo alla fine della serata. Volevo approfittarne per dare innanzitutto il benvenuto a Messa Reatini e tutto il suo staff. Mister, noi ti conosciamo, ma se devo dire per averti visto, oggi abbiamo, dico, la fortuna di averti qua con noi. Quindi noi saremo sempre vicini in qualsiasi momento, perché è troppo bello cavalcare quando si vince, e adesso è il momento dove noi tifosi dobbiamo essere vicini, ma non solo a Beppe e a me, ma a tutta la squadra, a tutta la società. E questo è quello che io chiedo. Siamo qui, siamo stati gli anni, e la città è sicuramente importante, non ha ancora problemi, perché non i colori, vedo che fuori suonare il violino, no, chi mi conosce lo sa che non sto suonando il violino, nessuno. E detto questo, volevo ringraziare tutto il personale di servizio del coordinamento che lavora allo stadio. Continuiamo così, il Parma non ci dice nulla, quindi devo dire che stiamo andando abbastanza bene, perché andiamo bene dopo il mondo della testa, abbastanza bene. Quindi continuiamo con questa collaborazione per il Parma Calcio, come vi ho detto anche in altri incontri, sia con Calma che con Rivata e anche col presidente Kraus. Noi siamo qua per essere parte integrante della società. Noi ci siamo e quello che riusciamo a fare ci saremo sempre. Vi auguro un buon Natale a voi tutti e a tutte le vostre famiglie. Grazie ancora.
prima di fare la torta volevo chiamare, ma non per ultimo, ma perché sono arrivate adesso, due rappresentanti del calcio femminile Parma Calcio. Eccole qua, benissimo. Allora, anche per loro il riconoscimento da parte dei tifosi del centro di coordinamento del questa occasione, il riconoscimento dell'orologio alla parete e della sciarpa che celebrano i 40 anni del centro di coordinamento di Parma in ogni sua espressione e quindi anche di Parma Calcio femminile, naturalmente, che è una realtà nata da qualche anno, che sta crescendo pian piano e naturalmente speriamo possa arrivare, come è nei programmi anche di questa società, a vertici importanti del calcio femminile, ragazzi, in bocca al lupo naturalmente già per questo campionato e poi per le prossime stagioni, dove insomma credo ci siano programmi interessanti e importanti da parte del programma. Allora, chiedo al mister Agatini se può fermarsi proprio un minuto per il taglio della torta, proprio che facciamo a stretto giro di posta, proprio tra un secondo appena consegnate lei. Approfittiamo, usiamo un attimo della sua disponibilità. Proprio un secondo che stava montando la torta, credo che tra poco arrivi la torta che non venga posizionata. Beh, farla con loro due, fatela con loro. Raga, dai, con lui, con mista. Intanto anche una foto di Beppe Iacchini con le due ragazze del Parma Calcio femminile. Guardate qui. Simboleggiare questo programma e tra pochissimo il taglio della torta. Siamo pronti, sono arrivati il taglio della torta là. Sono arrivati in e quindi... ci stiamo dai, andiamo.